Ciao a tutti, sono Simona Bellone, presidente dell'Associazione Culturale Carti di Millesimo. Per il Festival Carti delle Arti 2016 ho scelto alcune opere partecipanti al concorso letterario, una per autore. Ascoltatele attentamente, votate e chi vinca il migliore. Buon ascolto. Augusto Letta di Genova, o fanni da ti. Se no te funziona a TV, se no te chiami o l'antennista, e manco tuo amico elettricista, ma ti consulti o libretto de fanni da ti, e subito ti te metti all'opera, o risultato non l'è segù. Ma ti ghe provou e foscia qualche cosa de bon te combinò. Se ti vuoi rende un mobile vegio, più bello e più moderno, da solo ti te puoi fare coi pennelli, coi colla e coi devo travagliare. Se non ti senti bene e te marotto, o se ti senti un po' costipou, non ti chiami o mego, ma co to libretto prezioso ti eviti o conto salao. Se te perde o bronzin, o se te tappau o lavello, non ti che pensi tanto a mettite all'oa, con lenna, con pazienza. Così t'affronti ogni danno con bontà e fiducia, anche se certi travaggi o le meggio fa che metta man a chi le domeste. Poesia in genovese, adesso la traduzione in italiano. Il fare da te. Se non ti funziona la TV, tu non chiami l'antennista nemmeno il tuo amico elettricista, ma ti consulti il libretto del fare da te e subito ti metti all'opera. Il risultato non è sicuro, ma tu ci hai provato e forse qualche cosa di buono hai combinato. Se tu vuoi rendere un mobile vecchio più bello e più moderno, da solo lo puoi fare con i pennelli, colori, colla e voglia di lavorare. Se non ti senti bene e sei ammalato, o se ti senti un po' raffreddato, non chiami il medico, ma con il tuo libretto prezioso eviti un conto salato. Se ti perde il rubinetto o se è tappato il lavandino, non ci pensi tanto a metterti a lavorare, con lena e pazienza. Così affronti ogni danno, con volontà e fiducia, anche se certi lavori è meglio far mettere le mani a chi è del mestiere. Eccomi qui con te, non smetti di sorprendermi. Non so la strada che oggi sceglierai per me.